Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana. Le immagini vi arrivano da Verona, dove sta per cominciare Chievo-Inter, decima giornata del campionato Primavera 1. Arriva il fischio, è cominciata Chievo-Inter, primo pallone per i nerazzurri. Zuelli prova a giocare ancora in profondità per Tuzzo, che entra in area di rigore, calcia con il destro Stankovic, e poi c'è anche un fallo di mano sul rimpallo. Fonseca la mette giù bene, l'apertura con l'esterno per Colombini, prova a svilupparsi in maniera ariosa la manovra dell'Inter, il tocco in profondità, Fonseca dentro per Schirò, pallone un po' lungo, si impegna il capitano dell'Inter, la rimette in mezzo, Mulattieri, la girata e l'Inter passa in vantaggio al minuto 23 con Samuele Mulattieri. Grande azione in ripartenza, bel cross di Schirò, grande girata di Mulattieri sul secondo palo. Terzo gol in campionato per il numero 9 dell'Inter. Schirò, un secondo pensa anche al tiro, poi allarga per Colombini. Cross sul secondo palo per Gianelli, che la rimette lì per Persin all'interno dell'area di rigore, il miracolo di Caprile. Ancora Persin, va a giocare la sfera, poi c'è il fallo. Pallone in profondità, Mulattieri trovato molto bene tra le linee, si propone Fonseca, Mulattieri un dribbling, doppio dribbling, palla per Fonseca un po' larga, pensa anche al sinistro di prima. Caprile, impresa bassa facile. Sperti, Martires Farrim, si chiude senza recupero il primo tempo, Inter in vantaggio grazie al gol al 23esimo di Samuele Mulattieri. Fonseca, ottima giocata per Mulattieri che prova ad autolanciarsi. Mulattieri ruba il tempo al difensore del Chievo. Mulattieri calcia con il destro e pallone fuori di pochissimo. Chievo che restituisce il pallone involontariamente, lancia Colombini, prova il cross immediato in mezzo per Fonseca che liscia clamorosamente, un calcio di rigore in movimento. Mulattieri, buona giocata di Mulattieri che apre bene per Persin, si propone Gianelli sulla sua verticale, Persin va in mezzo, Mulattieri la controlla, va con la girata, con un tocco di mano i giocatori dell'Inter, anche la panchina. Rivediamo la giocata di Mulattieri che controlla, va in girata, il tocco di mano c'è, di leggero, questo era calcio di rigore. Cross di prima nel cuore dell'area di rigore, Caramoko da due passi per fortuna dell'Inter manda clamorosamente alto. Colombini cerca Fonseca, entra in area rigore, Fonseca se la porta sul destro e Caprile manda in calcio d'angolo. Fonseca allarga per Gianelli che tiene in campo questo pallone, il cross lunghissimo sul secondo palo, Oristagno si coordina, la mette giù col sinistro, la Veronica, la palla rimane lì in mezzo all'area di rigore, perde il tempo, Schirò se la porta sul sinistro, calcia e Caprile la tiene lì. Colombini si propone, Burgio, c'è anche Oristagno, la palla di Colombini è per Oristagno che prova a lanciarsi, anticipato da Caprile. Oristagno, pallone profondo sul secondo palo, anticipato anche Caprile, Quinquela la mette giù, il cross a rientrare, va a cercare la deviazione di Leggero che sforbiciata non trova per pochissimo il gol dell'1-1. Rilancio lungo, Gnonto prova a far passare questo pallone, Oristagno entra in area di rigore, prova il pallonetto col sinistro, pallone alto di pochissimo, sarebbe stato un super gol, ma non c'è più tempo, finisce qui, vince l'Inter 1-0 grazie al gol di Mulattieri, torna a vincere l'Inter di Armando Madonna.